Oggi con The Boat Show vi porto a bordo di una barca un po' particolare, si chiama RM1070, disegnata dal designer francese Marc Lombardo, un esperto di barche che servono a attraversare l'Atlantico e a fare regate ad alta velocità. RM in realtà è una filosofia di navigazione e di costruzione. Gli scafi sono costruiti in compensato, ricoperto di vetroresina, le coperte sono in sandwich. Come potete vedere si tratta di una barca piuttosto importante, molto larga, molto potente. Ai francesi piace navigare a lungo, soprattutto piace attraversare l'Atlantico e andare ai Caraibi. E queste barche sono figlie di quella tradizione, quello che gli inglesi dicono passage maker. Nel guardare queste barche, allora, non bisogna avere l'occhio dedicato ai grandi prodotti di serie da crociera dedicati ai nostri weekend mediterranei. Queste sono barche con una missione diversa: tenere a bordo a lungo tempo le persone, navigare in ogni condizione di vento e mare, essere assolutamente autonomi. Questo porta a una grammatica diversa sia nel layout, sia nella costruzione che nella attrezzatura. La Trinchetta e il Genoa sono avvolgibili, sempre armati, si può scegliere dal pozzetto senza venire a prua cosa aprire e che vela usare per navigare. Ovviamente fanno parte del corredo uno spettacolare Jennaker, questa carena larga e potente assolutamente adatta a navigare al lasco, e un Code Zero. L'armatore ha voluto una barca particolarmente dotata, l'albero è di carbonio, anche il boma, le sartie alte arrivano a murata, le basse invece vicino alla tuga, resta un passaggio sia per le persone che per il punto di scotta del Genoa. Ci sono le sartie volanti da usare quando si naviga con la Trinchetta per contrastare ovviamente la tensione del suo strallo. Da questa posizione si può fare quasi tutto. Questo è il winch per regolare le scotte delle vele di prua, questo è invece dedicato alle drizze a poppa, restano le regolazioni della scotta randa e lo scottino per l'avvolgitore. Il 1070 ha qualche anno, quest'anno è stato proposto un rinnovamento degli interni e si chiama 1070 Plus. La barca l'abbiamo vista a Cannes. È una carena versatile, può essere richiesta con bulbo fisso, con chiglia basculante, che non vuol dire canting ma semplicemente che si ripiega. La chiglia basculante, come su questa barca, raggiunge un'immersione di 3 metri, oppure alla francese con la doppia chiglia e un solo timone per potersi appoggiare sulla spiaggia, un'usanza che per fortuna a noi mediterranei non serve. Ci raccontano che le prestazioni non cambiano molto, anche con le barche a doppia chiglia, solo si perde qualche grado di bollina. Ed eccoci all'interno di RM1070. Il layout è costruito come tutta la barca per le grandi navigazioni. Questa è la versione tipica di chi vuole stare per mare a lungo tempo. Un letto matrimoniale a prua, una cabina matrimoniale a poppa, un bagno qui dietro questa porta, grandissima la cucina, grande tavolo da carteggio. Dietro il bagno, dove normalmente c'è una cabina, c'è invece un ripostiglio dove è possibile anche dormire con una cuccetta di fortuna. Chi sta tanto in mare gradisce avere un locale per stivare tutto quello che normalmente i charteristi non hanno: le vele, le biciclette pieghevoli, un piccolo generatore e tutto quello che serve quando si sta tanto fuori dal porto e fuori dalle località, diciamo così, civilizzate, dove è possibile trovare assistenza. Chi naviga si fa tutto da solo a bordo.
Esiste anche una versione con le due cabine di poppa, ovviamente, ma non è esattamente nella natura di questa barca, che è fatta appunto per stare in mare per tanto tempo. Tutti gli RM hanno questa zona particolarmente sviluppata, cucina e tavolo da carteggio. Il piano è abbastanza alto, anche se ho spazio sopra la testa, e posso vedere davanti. Questo significa che nelle lunghe navigazioni sotto pilota automatico, chi sta lavorando qui dentro può vedere fuori. Stiamo finalmente navigando con il 10E70. Vi ripeto, la configurazione di questa barca è deriva basculante e due pale del timone. Il centraggio di queste barche dedicate all'asco normalmente non è mai particolarmente orziero. Questo aiuta i timonieri sotto gennacker e nelle condizioni impegnative a portare la barca alla poggia sotto raffica. E infatti questa tendenza possiamo dirvi che è confermata. Le due pale aiutano molto il timoniere, è tutto molto leggero da condurre, molto sensibile, la barca obbedisce a quello che decide il timoniere. Siamo dentro il golfo di Muggia in questo momento. Randa piena, Genoa pieno, velocità fino a 7 nodi e mezzo con vento attorno ai 15 di bolina larga. RM 10E70 mantiene quello che promette, una barca per navigare a lungo, sicura, adatta ad ogni tempo. È stata una giornata divertente.